L'opera che conclude questo video è una promessa mantenuta, già che fui a presentarla e poi dissi se verrà confermata sarà un piacere per me inserirla non solo nel video ma anche pubblicarla nel catalogo dell'arte moderna Mondadori, un saluto anzi a Carlo Motta, al gran libraio che ho sentito anche oggi pomeriggio. Questo è non un lavoro, il lavoro di Filippo De Pisis più importante che è passato da questa azienda negli ultimi quattro anni. Non me ne vogliano coloro che hanno da noi eh, prenotato e poi confermato e poi ritirato opere anche degli anni 20, poche in realtà, anche degli anni 30, poche in verità, molte degli anni 40 e qualcuna degli anni 50. Perché è un'opera importante? Perché così lo hanno ritenuto eh? non soltanto l'autore che la dipinge, e poi racconteremo le origini da un punto di vista iconografico di questo motivo, l'hanno scelta, l'hanno presentata, l'hanno selezionata per le più importanti mostre di Episis in Italia e all'estero i maggiori curatori di quelle. Allora, se un'opera. Come questa, palesemente eh, importante, palesemente significativa, dipinta con un'altra disposizione, con un altro pregio. Non è il quadrettino parigino di, Parigi, di Saint-Germain o Montparnasse fatto da De Pisi sempre nero alla maniera di un pittore impressionista. Questo è un quadro che dipinge quattro anni dopo essere arrivato nella capitale francese ed è come una cartolina che egli intende mandare a. Due amici italiani, anche se De Chirico era nato a Volos in Grecia, che aveva conosciuto appunto a Ferrara. Ed è un omaggio che rivolge loro, ma anche un modo affinché loro lo ricordino. Attraverso quale linguaggio, attraverso quale strumento, ma quello della pittura è evidente. E allora taglia il quadro in due parti, in due parti esattamente uguali, se noi le misurassimo. Nella prima, in quella a destra, dipinge quella torre, la grande torre che noi ritroviamo in uno dei quadri più importanti del periodo metafisico di Giorgio De Chirico, eh, quello esteso fra, a Ferrara tra metà degli anni del 15 e il 18, e il panetto, il pane, un pezzo di pane che si ritrova appunto nei quadri di De Chirico del 17 e del 18, sempre ispirate a certe panetterie... Del ghetto ebraico. E poi questa parte, invece, come a celebrare l'altro amico conosciuto appunto a Ferrara, la sua Ferrara, lui era nato a Ferrara nel 1915, a metà del 1915, Giorgio Morandi con una di quelle brocche, di quegli oggetti che Morandi radunava alla maniera di un religioso sul piano d'appoggio della sua casa in Via Fondazza a Bologna. È un'opera tra l'altro che vibra, vibra proprio di un sentimento che una persona sensibile percepisce sulla propria pelle, cioè un quadro che ti stravolge, che ti strania, dici "Ma questa è la grande pittura italiana che ha conquistato i musei che giustamente viene presentata come espressione del 900 più alto. Non c'è un quadro più importante di questo oggi in circolazione, non ne conosco, non ne conosco neppure il mio rosai. E allora dico, no, visto che qui per l'ennesima volta gli Orler sbagliano il prezzo, per l'ennesima volta gli Orler vi propongono un'opera del 28, l'opera, l'opera chiave, una delle nature morte più importanti di Filippo de Pisis. Al prezzo di un quadro generico, ordinario, eh, di cassetta, verrebbe voglia di dire degli anni eh, 40, degli anni veneziani o dei primi anni in cui, eh, del momento in cui, eh, dell'estremo periodo, va a Brugherio. Approfittatene. Ma cosa serve comprarne 20, 30? e che non ve lo dice nessuno. Comprare poco ma bene e soprattutto quando si è in presenza di un dipinto così eccezionale, farsi trovare pronti perché questo dipinto ha un'unica precauzione: quella di concederlo in prestito a tutti i curatori delle mostre di Pisis e sulla grande pittura del Novecento che ve lo chiederanno. È sempre stato così e sarà sempre così è un quadro di una forza espressiva, è un quadro che contiene un sentimento, la nostalgia. La nostalgia di un uomo che a Parigi intende ancora tenere il filo rosso della memoria del pensiero che lo lega ai suoi amici virtuosi che si chiamano Giorgio Morandi e Giorgio De Chirico. È un'opera fatta di vibrazioni, fatta di una pittura che non ritroviamo nel De Pisis parigino, non ritroviamo nemmeno nel De Pisis degli anni 20, c'è un caro amico eh, a Merano che ha un'opera straordinaria di De Pisis, eh, tra l'altro ispirata agli Ossi di Seppia di Montale, questa però L'opera, questo però è il capolavoro. Questo è il quadro che un collezionista che voglia avere nella propria raccolta i capisaldi, le opere fondamentali del Novecento, non può non avere. E se poi gli Orler sbagliano il prezzo e ve la servono su un piatto d'argento, su un vassoio d'argento, a una cifra che è tanto distante da quella che invece vi chiederebbe un mercante appena illuminato, approfittatene. Approfittatene, signori, perché questi azzurri, questa luce che dal fondo del dipinto accarezza la Brocca, questa scorza di limone che si offre a noi come un tono, come un accento cromatico, quest'uovo rosa che diventa una sorpresa, anche surreale se vogliamo. Ricordiamoci il momento in cui a Parigi. Trovano la loro consacrazione, i surrealisti, nel 28 già eh, avversi a De Chirico, che ritengono averli traditi. Questo è un quadro chiave di un periodo storico, non è soltanto un quadro chiave della pittura italiana del Novecento di Filippo De Pisis, è un quadro chiave della pittura del Novecento tutta è un quadro di vibrazioni, è un quadro in cui la pittura, la pittura proprio esaltata a quegli apici vertiginosi ci regala fragranze con la materia con la quale De Pisis ha impreziosito il pezzo di pane che giace sul tavolo. Poi, come se non bastasse, dice voi un suggello, qual è stato il gallerista più raffinato, elegante che noi abbiamo conosciuto? Vittorio Barbarù. Ecco. Di Vittorio Barbarù compare al verso il timbro della nota galleria milanese. La mostra eh, del 2000, il broker eh, lo spedizioniere, è un dipinto su tela cartonata che non dovreste perdere, io lo dico, lo, lo, mi rivolgo proprio a quelli che eh, oggi mi dicono grazie, grazie per averci detto due anni fa eh, di Donghi, grazie per avermi consigliato un Donghi, grazie per avermi consigliato Rosai, grazie per avermi fatto conoscere Shiltian, ecco, vi dico così mai più, così mai più. È un'opera di struggente bellezza, di un'intensità lirica, ecco dove De Pisis può essere avvicinato a Montale, agli ossi di seppia di Montale con una pittura questa che travalica il dato realista, il dato di una realtà peraltro intimista nella quale lui di proposito racconta di sé, della propria nostalgia, di amici lontani che la pittura invece gli fa sentire più vicini. Ma come non si, si fa a rimanere indifferenti a un dipinto del genere? Ora giudicare le telefonate è ingeneroso quello che sto dicendo nei vostri confronti, però sentito il prezzo, quante volte ci avete chiamato per un'opera di Pisis, io quantomeno mi direi chiederei, ma com'è possibile? Che ci stanno presentando quello che è non un capolavoro, ma il capolavoro visto da Orler da tanti anni a questa parte al prezzo di un'opera ordinaria degli anni 40. Perché la verità è questa. La verità è questa. Poi c'è chi lo capisce, lo capirà e farà un grandioso affare, e chi invece questo quadro se lo porterà nella mente come un rovello insanabile. Guarda anche questa foglia. Di verdura, sembra quasi un panneggio di un maestro del manierismo, ma tutta l'opera è dipinta con straordinaria disposizione emotiva. Un quadro che è da considerare fra i 20, 30, tra le nature morte, tra le 20 nature morte più belle del tutto il Novecento. La luce che disegna le ondulazioni che rende questo panetto vero, quasi sembra di sentirne il profumo, così come sembra di sentire il profumo di muffa in questo interno parigino dove De Pisis ha stabilito la propria residenza e dire che lui nobile aveva scelto certo non un appartamento da facoltosi, incorniciato come meglio non si potrebbe, cornice antica intagliata, ma cosa chiedere di più all'arte, alla pittura, a un'opera come questa? Avete una grande chance stasera, signori. Avete una grande chance ancora stasera. Potete scegliere se passare oltre e andare poi a cercare de pisis di mercato o invece come questo, De Pisis da museo, perché conoscendo bene, avendo lavorato per tre ministri, cosa contengano oggi i nostri maggiori musei del Novecento di arte moderna, vi posso dire che un De Pisis così non c'è al Museo del Novecento a Milano, non c'è al Museo del Novecento a Firenze, non c'è alla Galleria Nazionale di Palazzo Pitti e via discorrendo. 50 per 70, 50 eh, sì, 55 per 65, insomma una misura rilevante A cosa serve no? parlare, mettere sul piatto? È questo che io mi chiedo no? e che tante volte mi porta a pensare, cosa ci fai tu in un contesto dove bisogna spararla grossa, bisogna dire che costerà una fortuna, dove bisogna prendere Pinco, parlo, pinco Pallo, venderla a 40.000 e far credere alla gente che ha fatto un grandioso affare. E quanti poi credono che Pinco Pallo sia un grandioso affare? E poi è chiaro, hai comprato Pinco Palla a 40.000. Hai capito perché non lo vedi più neanche passare, che hai preso una cosiddetta grandiosa sola, è chiaro che sei fermo su De Pisis. Capito il paradosso qual è? Il collezionista non si ferma su quelle che sono clamorose, ignobili illusioni vendute da Ciarlatani, si ferma sui grandi maestri come De Pisis, come De Chirico, come Rosai, come Sironi. È questa è la cosa che fa sorridere. Di fronte a un'opera come questa, no? uno ragiona, pensa a dieci nomi che voi avete certamente in testa e che io non posso fare per non sentire polemiche domani mattina. Ma questo sarebbe il dipinto da consigliare a chi voglia avere in casa qualcosa che resta oltre, oltre il valore, oltre il valore ovviamente dell'opera, oltre il valore eh, non solo economico, oltre il valore poetico, oltre il valore artistico oltre il valore epocale, perché questo è un dipinto che racconta di un'epoca, racconta di un uomo che nella sua solitudine parigina, mentre a casa andava magari dipingendo altro, trova il tempo per portare a compimento un'opera così fortemente ispirata. È quasi uno specchio il tavolo. Eh, guardate, questo è la, 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 uno degli aspetti qui se ne contano innumerevoli il, il tavolo diventa quasi uno specchio eh, in cui si riflettono gli elementi dipinti e questo è qualcosa che eh, noi ritroviamo soltanto nei più grandi maestri dal Cinquecento in poi che abbiano saputo superare quello scoglio realista che tante volte la pittura eh, la pittura appunto di questi generi particolari presenta Se ne avete la possibilità, intendo dire la possibilità economica, non esitate un istante. A questa cifra non si compra un depisis così, non si compra un'opera chiave e fondamentale nella storia dell'arte del Novecento, si compra qualcos'altro che non rimane, questo è sicuro, questo è sicuro, è matematico, eppure l'avete visto, no? non c'è bisogno che io vi dica con sei mesi, nove mesi, un anno d'anticipo che sono delle illusioni, che sono meteore, non doveste aspettare i giornali che vi danno i risultati di aste e che cancellano le menzogne di certuni dovreste ascoltare, magari leggere, documentarvi, prendere una qualunque enciclopedia e vedere chi sia stato, questo grande, immenso e meraviglioso pittore che porta il nome di Filippo de Pisis. E se un'opera come questa non trova collocazione, io giuro devo fare una valutazione perché o nessuno mi segue e allora è una valutazione da fare, o io non sono capace... A trasferire l'importanza dell'opera oppure non vado più bene io in questo contesto dove è meglio invece alzare la voce, urlare e raccontare di illusorie mete. Ecco, questa è un'opera che io lo ripeto con tutto quello che è in me consiglio perché è un'opera per sempre mettetela in casa e state tranquilli diventerà l'opera più importante fra quelle che voi custodite c'è un quadro ecco se tolgo il soffici il famoso soffici del 21 questo affresco di soffici che ancora oggi mi martella nella mente tanto è bello tanto è prezioso tanto è importante ecco a parte quel soffici negli ultimi 4-5 anni tolto ovviamente il mio rosai tolto ovviamente alcuni ritrovamenti eccezionali di Rosata degli anni 20 e documento, ecco, Soffici del 21, l'affresco e questo De Pisis del 28. Approfittatene, approfittatene, approfittatene perché è una cifra che è di molto distante da quella ragionevole di un, eh, che chiederebbe un gallerista importante per un'opera così straordinaria e unica. Questa non è un'opera rara, questa è un'opera unica di Filippo De Pisis, questa è un'opera unica di Filippo de Pisis. Poi, se, se ci si ferma a non so che cosa, io non posso fare niente. Io vi chiedo anche di non fermarvi all'immagine televisiva, che è ingannevole. Un quadro del genere merita di essere visto a casa. È ingannevole, è impensabile poter apprezzare un dipinto di questa raffinatezza, di questa importanza, di questo complesso di luci in televisione. È un quadro che, ripeto, a me che sono al suo cospetto genera suscitazioni fortissime. È un quadro che io porterò sempre con me e nella memoria e laddove come mi auguro tornassi presto a fare il mio lavoro tradizionale, ecco, è un quadro che in una mostra, ma non solo di nature morte, ma una mostra che eh, raccolga le eccellenze del Novecento, non può non esserci, lo capite? È un dipinto superiore. Io penso, per esempio, a una Natura Morte di De Chirico del 1923, si intitola Le Verde Vene, il bicchiere di vino rosso. Che è un dipinto ispirato a Böcklin tanto che sullo sfondo c'è il colle di Fiesole, là dove Böcklin visse dal 1892 al 1901. Quadro che ho avuto l'onore di esporre nella mostra La metafisica del paesaggio, la prima che feci ad Arezzo al direttore del Museo Civico. Quadro giustamente, il 23, assicurato mi sembra 2 milioni e mezzo, forse addirittura 3 milioni e mezzo di euro. Ecco, com'è possibile che un'opera del genere. Costi cento volte meno, ecco perché qui siamo in questi termini, un'enormità meno. E se io ragiono in termini squisitamente pittorici vi dico che non cambierei mai questo de Pisis con Le Verdevin, che è considerato a ragione uno dei capolavori assoluti della pittura di Giorgio De Chirico. Vabbè. Andiamo allora a vedere l'opera di Renato Guttuso eh, che abbiamo tra l'altro intravisto ieri sera. Se abbiamo il video con eh, i capolavori di Guttuso Così posso riporre in parete questo meraviglioso dipinto di De Pisis e trasferirmi lì, dove alla parete centrale, insieme a Rosai, a Sironi, a Bueno, a Maccari e a questo eccezionale lavoro di Zora Music, che vi raccomando, mi verrebbe voglia di dirvi: il Music, anche il Music, anche questo, ma questo ormai l'avete visto, il Music che non avete ancora visto, andrebbe confermato senza neppure vederlo. Eh, di un'altezza un pittorica, di, di una ricchezza, poi eh, quelle sono le opere di The Music che io vedrei bene accostate alle opere di Giorgio Morandi, ecco in ultimo mi è caro ricordare come la Gam di Torino abbia recentemente rivisitato il proprio allestimento in una sezione che è forse oggi una delle più belle, c'è Morandi e c'è De Pisis, le opere di Morandi dialogano con quelle di De Pisis. De Pisis appartiene a questa cerchia aristocratica, a quella eh, di Morandi, di De Chirico, di Sironi, di Carrà, di Rosai, eh, di Balla, di Boccioli, di Modigliani, dei più grandi maestri italiani del primo novecento. Severini ovviamente, quant'altri in questo momento sto dimenticando. Allora, sigla e poi andiamo a vedere l'opera di Renato Guttuso. Eccoci qui, a un'opera... Che appartiene al periodo che io ho sempre consigliato di Renato Guttuso, eh, quello più importante va dal 1936, dall'autoritratto che avete poc'anzi visto in queste immagini, appunto alla prima metà degli anni 50. Eh, L'opera che eh, vi mostreremo tra un attimo meglio è del 1951, quindi appena successiva, per esempio ai pescatori riposo, eh, coeva contemporanea, scusate la. la Parola un po' complicata, contemporanea per esempio alla stalla, contemporanea alla prima versione della Battaglia di Ponte e l'Ammiraglio, eh, successiva rispetto a quel periodo, gli anni 40, in cui Guttuso ha dipinto nature morte, eh, verrebbe da dire croccanti per quanto riguarda lo splendore e per l'importanza che queste opere rivestono. Tanto che la pittura di Gutuso dal 1936 fino alla seconda metà degli anni 40, eh, dicevo: tanto è preziosa, importante e significativa. Che Picasso. Eh, la scopre attraverso eh, amici eh, italiani in Francia e chiede proprio a Renato Guttuso che era stato uno dei leader del gruppo di corrente e poi sarà la mente di, della nuova secessione artistica italiana e poi del fronte nuovo delle arti chiede appunto a Renato Guttuso nel 48 di presentare la sua mostra, la prima volta che l'Italia vede Picasso in mostra alla Biennale del 48 ecco, Guttuso che ha 36 anni a quella Biennale di Venezia che è la più importante Resterà la più importante del Novecento. Si presenta in una duplice veste, quella di curatore della mostra di Picasso e di leader del Fronte Nuovo delle Arti. Capite che tanta stima da parte di Picasso nei confronti di Guttuso era certamente maturata guardando le opere che vi ho poc'anzi detto, quelle chiave, quelle eh, portate a compimento in occasione del suo soggiorno tristissimo a Milano, in coincidenza del servizio militare, quando tra l'altro condivide con, per un breve periodo con Lucio Fontana, un locale freddo, racconterà che per riscaldarsi il, usava il tubo e la caldaia che poi saliva ai piani nobili. E' questa la cosa che eh, anche a chi magari ha guardato con una certa diffidenza, che io trovo giusta, nel momento stesso in cui Guttuso eh, sul fine degli anni 50 comincia quella stagione di pittura politica, eh, di retorica sociale, con Falce e al di là di come uno la possa pensare, eh, non c'è nessuna eh, compromissione politica in questo però penso che un pittore del genere non avesse bisogno di celebrare politicamente una determinata parte politica peraltro l'aveva fatto anche Pablo Picasso ecco, una delle ragioni per cui eh, entrambi provarono simpatia l'un per l'altro era per la comune eh, passione politica ecco, questa è un'opera, vi dico la verità che se uno guarda il prezzo e ripensa allo speciale che noi abbiamo fatto l'anno scorso i Guttur uno speciale in cui c'era, tra l'altro c'erano era, gli operai a riposo, ma io mi ricordo bene gli operai a riposo è un'opera di queste dimensioni, tra l'altro proveniente dalla Fondazione Pellin oggi nella collezione di un nostro amico. Io mi ricordo bene che gli operai a riposo furono confermati a, a più del doppio di quest'opera. Mi ricordo che c'era un lavoro di Guttuso del 1985, quindi dell'ultimissimo periodo 50-70 e costava più di questo, questo che costa 70 per 90. Allora io mi chiedo, no, cosa dovrebbe fare una persona come me se non sottolinearvi? Uno, l'importanza, perché poi a volte il prezzo basso nasconde anche una bassa qualità dell'opera. In questo caso. Siamo di fronte a un'eccellenza, siamo veramente di fronte a un'eccellenza di Guttuso e per qualità pittorica e per periodo e per intera composizione. A volte quadri invece della seconda metà degli anni 50 sono lasciati stare, sono come abbandonati al loro destino. Qui tra l'altro in una visione aerea il punto di vista del pittore... Ovviamente non è un quadro en plein air, non è che l'abbia dipinto. Probabilmente, alla maniera del, di Rosai, aveva preso un appunto da una scena che era apparsa ai suoi occhi e poi l'aveva risolta in questo motivo eh, pittorico. Ecco, guardate, per esempio. La stessa vegetazione, al di là di, se no si ritorna sempre al soggetto, la fattoria, i contadini, eh, le mucche, i cavalli al pascolo, a me affascina la vegetazione come abbia dipinto, non con campiture larghe ma questi fraseggi in cui sembra quasi di percepire il rumore delle foglie, il frusciare delle foglie accarezzate dal vento. La prospettiva, no? Queste valli infinite che digradano verso quello che può sembrare in questa fascia come il mare, ecco, c'è un sapore in quest'opera, c'è qualcosa che va oltre l'immagine della stessa, no? Poi c'è chi invece, anche recentemente, ha preferito un'opera così importante, altre opere di Guttuso più tarde, meno significative, ma va bene per carità. L'unica cosa poi non aspettatevi da una persona intellettualmente onesta che vi dica no guarda sono quelle importanti. Le persone oneste preferiscono dire, come ho detto stasera io di Rosai, dare una valutazione che sia oggettiva, non, eh, non informata dal fatto che siamo a vendere un qua. Si può vendere un'opera d'arte, però bisogna avere consapevolezza di ciò che eh, si sta proponendo. E soprattutto la consapevolezza del lavoro. In questo caso io stupisco di come si possa preferire a un dipinto come questo del '51 chiave chiave perché la pittura di Guttuso e sfogliate tutti i cataloghi, le monografie, il catalogo generale di Crispolti, incontrate Rispolti, che fu il mio predecessore alla direzione del Museo Civico di Arezzo, vi dirà Guttuso conta se si toglie la vucceria, anzi, qualche volta magari se si può correggere la didascalia dell'immagine non vucceria, ma vucceria, se si riesce, eh, tolta la vucceria che è un quadro che al canto del cigno eh, Guttuso dipinge con una disposizione che era quella che lo aveva contraddistinto negli anni d'oro, questi, gli anni 40 e 50. Io preferisco non dire il prezzo di un'opera del genere, per vari motivi, perché è chiaro che è una cifra che anche solo sentirla può creare del disagio a delle persone che lavorano per, per mandare avanti la propria famiglia, per pagare il mutuo uh, della casa, per, mandare, per far studiare i ragazzi a scuola. Ma chi? Chi, chi ha, si interessa ha comprato anche da noi, Guttuso, ecco, la domanda è questa, come si fa a rimanere indifferenti al prezzo? dopo naturalmente aver apprezzato la qualità di un'opera come questa. Come si fa? Cioè, dico, ma siete gli stessi che hanno chiamato quando presentavamo opere di Guttuso 50x70 degli anni 80 a un prezzo identico a questo? Siete gli stessi che hanno sentito da noi per disegni di Guttuso 50x70 a inchiostro un terzo di un dipinto come questo? Catalogo generale, tutto quello che volete, anche in questo caso opera famosa, più volte esposta e più volte pubblicata. 71 per 92 integra, conservata come meglio non si potrebbe, non si potrebbe. tra l'altro apprezzabile anche una serie di ricami da un punto di vista squisitamente cromatico che rimandano alla problematica principale di un pittore. L'abbiamo detto prima per Rosai, l'abbiamo ribadito con De Pisis, che è la luce, che è esattamente la luce. Vabbè, allora poi, 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 però se qualcuno mi chiedesse, no, se qualcuno mi chiedesse, sì, è un'opera che appartiene al 51 di Guttuso, no? È un'opera certamente importante per qualità di stesure perché rientra in un determinato periodo, ma accanto, guardate, accanto, io ora mi sposto un attimo, accanto c'è il Depisis del 28, accanto c'è il Depisis del 28, io farei non un favore, un enorme favore alla mia azienda se delle due opere vedessi stasera, ascoltassi confermato il Guttuso, costa 30.000 euro più del Depisis. L'opera di Renato Guttuso costa 30.000 euro più del De Pisis. Nella storia dell'arte del Novecento, la figura di De Pisis vale almeno 30 volte quella di Renato Guttuso. Andate a vedere i musei, andate a vedere le mostre, andate a vedere gli incroci storici nei quali De Pisis sia presente e poi ne riparliamo. Poi, per carità, se mi dite qual è stato il pittore verso il quale Picasso ha mostrato la, 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 la propria maggiore stima, certamente Guttuso, ma questa è la dimostrazione. Se qualcuno volesse ragionare non sulle parole di faccenda che sono leggere come un soffio di vento, no, io ragionerei, ma com'è che qui stasera mi offrono un De Pisis? Del 28 eh, del periodo parigino tra i più belli e importanti, catalogo generale, quant'altro, ha un prezzo il quadro lascio la panoramica, eh, il quadro che tolgo dalla parete è l'opera di Zora Music. Vi ho detto fin dall'inizio della trasmissione che a parte a parte il Depisis. Del 28, per il quale mostro apertamente. La mia più sconfinata predilezione stasera, credo inedito, non lo so perché non guardo eh, le trasmissioni, c'è un lavoro di Zoran Music, un dipinto di Zoran Music che potremmo tranquillamente accostare a quest'opera di De Pisis o ancora come io feci quando eh, ideai, organizzai e curai la mostra da Picasso a Botero accanto a una natura morta di Moranti. Qui siamo a delle altezze di pittura impressionanti, ecco stasera proprio sinceramente dovessi consigliarvi due opere e non altre, sicuramente il De Pisis del 28 e l'opera di Zora Music. Allora consentimi per favore Guido andando sul De Pisis di staccare il Music e tu a questo punto mi segui, torniamo, facciamo delle due pareti dove... Eh, sono stati preparati tra l'altro due omaggi, uno a Riccardo Licata, l'altro a Marcello Scuffi. Nella parete centrale vedrete anche un'opera di Sironi, un lavoro molto particolare e raffinato di Antonio Bueno e le due opere di Maccagli che io stasera avrei voglia di presentarvi, forse magari anche... Con un'altra disposizione. Allora andiamo pure dal numero 1: l'opera di Riccardo Licata sono tutte, tra l'altro, pubblicate. Eh, alcune sono carte, altre eh, no, sono tutte carte, son, non ci sono eh, dipinti, sono tutte carte, sono tutti pastelli o tecniche miste. Qui non mettiamo in sovrimpressione prezzi eccezionali, sconti del 50%, però sappiate che su Licata stasera sono stati rivisti pesantemente al ribasso i prezzi appunto dai questa panoramica cerca pure il nostro Fellini la cosiddetta colonna sonora Viagem que faz, é. não posso mais esperar. Sì, torno poi a farvi rivedere De Pisis Rosai. Ci siamo rientrati in casa per l'amor del cielo. Ci sono tante cose più interessanti la sera che guardare me. Dicevo, però, ora siamo arrivati a un punto eh, importante di questa trasmissione al quale tengo molto così come tengo molto all'opera all di Filippo De Pisis. Sto parlando di un lavoro di Zoran Music. Che esula proprio da tutti gli altri, da tutti quelli che ho visto qui, ma vi dirò: negli ultimi 10-12 anni, direi che l'ho conosciuto bene, tra l'altro, eh, ho potuto incontrarlo a Parigi eh, in casa sua con. Eh, la sua meravigliosa compagna di vita Ida Barbarigo eh, e poi anche a Venezia ecco, Parigi e Venezia sono i due poli dell'esistenza di questo eh, pittore che conobbe la tragedia anche il, eh, il dolore e la sofferenza del campo di concentramento un pittore tra più raffinati e virtuosi che il 900 tutto a eh, molto serio molto riservato poco portato a manifestarsi pulitamente Pubblicamente. Una sorta di Morandi, però rivisitato appunto in chiave Veneta parigina. Uno dei maggiori, se uno pensa eh, a cosa sia stato e a quali importanti collezioni europee potremmo dire, perché siamo in ambito europeo. Con Zora Music custodiscono le opere di quest'artista, si capisce immediatamente che sto per presentare non un'operetta, non qualcosa che. Appartenga al fenomeno di turno, alla, al momento eh, della moda che corre verso un dato, eh, un dato orizzonte. Ecco, sto per presentarvi un'opera di rara importanza di Zora Music. È stato un tuffo al cuore già a vederla appena sono arrivato. Devo dire, le due opere che hanno rapito la mia attenzione, ieri, ovviamente, il De Pisis, oggi, insieme al De Pisis, quest'opera di Zora Music. È un dipinto, tra l'altro. Vorrei farvelo vedere proprio dal verso, partendo dal verso per farvi vedere la firma, il titolo e l'anno, perché in questo, caso, in questo caso è molto importante l'anno, 1955, ma soprattutto poi vedrete cosa sarà importante, la qualità, la qualità eh, superiore, la qualità eh, veramente altissima dell'opera, timbri attestanti passaggi illustri, gallerie importanti per un'opera che adesso vi mostro immediatamente, senza alcun indugio. Anche qui lasciatevelo dire, lasciatevelo dire perché ho il coraggio e l'ho fatto più volte, anche buscandomi qualche rimprovero, tante volte dirvi che è un quadro che costa troppo, non è un prezzo congruo, è un prezzo di mercato. In questo caso, come per il Depisis del 28, siamo distanti rispetto a quello che grandi galleristi italiani ed europei che trattano Music, eh, potrebbero chiedervi per un'opera così. Poi, per carità, ci sono opere di Music molto meno interessanti, molto meno importanti, che eh, possono anche essere trovate. Un'opera così, un dipinto di Music così, si vede veramente una volta soltanto nella vita. Ed è un contesto curioso che un'opera del genere, come il De Pisis del 28, possa apparire in una televendita, no? Possa apparire in una televendita. E questo sarà. Il secondo e ultimo test del pubblico, e stasera mi ha concesso la gioia di eh, seguirmi, perché sono le due opere che amo dire scelgono: De Pisis e questa sceglieranno, scelghe, sceglierà questo dipinto chi sarà il fortunato possessore da domani o dopo, insomma, quando verrà consegnato. Un'opera che a me personalmente ha dato e continua a dare i brividi. La volto felice di mostrarvi qualcosa che... Condivido volentieri, anche solo per il piacere di farvi vedere qualcosa che si vede veramente una volta soltanto nella vita. Zora Music, abbiamo detto, si intitola Donne delle Isole, è uno dei quali del 1955. Superato l'orrore della seconda guerra mondiale, la sofferenza estrema della prigionia in un campo di concentramento, Music torna alla pittura. Tra l'altro, fin dall'immediato secondo dopoguerra si segnala come uno dei libri. Dei pittori più virtuosi, per il quale il mercato, quello dei grandi galleristi europei, mostra immediato interesse. E nella Parigi che lo accoglierà per vari decenni e per lunghi periodi all'anno, Music sarà proprio uno dei pittori per quei palati fini che ancora oggi custodiscono le sue opere. Tutte, almeno tranne questa, che sarà poi il gioiello, la chica di chi. Saprà custodirla come merita di essere custodita. Lasciatemelo dire perché non l'ho detto per altri stasera se non per il De Pisis. Benvenuti di fronte a un capolavoro. Guardate che opera è questa di Anton Zoran Music. 1955 Un'opera tra l'altro transitata eh, da varie gallerie tra le più importanti in Italia. O per la miseria. C'è un riflesso del vetro orribile. Ecco, allora lo incliniamo un attimo perché questo è un quadro da far vedere. Bello, lasciatemelo dire, come un dipinto, come una natura morta di Morandi. Bello, come una natura morta di Morandi. Con quei toni eh, che fanno pensare agli affreschi pompeiani, sono gradazioni di colore pompeiane queste, sono gradazioni di colore pompeiane queste, è una pittura che discende dalla grande tradizione antica, un attimo che il direttore sta cercando di darmi una mano per mostrarlo senza riflessi, vediamo se siamo riusciti, bene, bene, molto bene, grazie, grazie direttore, perché eh, privare a casa gli amici della fruizione di un dipinto così significa veramente... Tenerli distante da qualcosa di straordinario. Non perdete questa occasione, perché che l'opera piaccia lo si evince anche da chi già sta chiamando, che l'opera sia qualcosa che appartenga alla eh, eccellenza vera, no, autentica di Zara Music, è cosa che chiunque abbia una certa dimestichezza con questo straordinario interprete della pittura può dire. Tra l'altro, le dimensioni sono importanti, mi sembra 35x45 giù di lì. E vi invito, eh? 33x41. 33x41 mi dice il direttore. 33x41: vi invito veramente a domandare il prezzo al centralino. Ve lo farete ripetere 3-4 volte. È un altro consiglio che mi sento di dare, felice di darvelo, felice di sottolineare questo momento, un dipinto del genere. Queste sono le opere, oggi co potete comprare, visto che purtroppo funziona la moda, grazie anche, ecco, l'aspetto positivo per noi, per quelli che cercano opere come questa, della moda, è che tiene in, uh, in una sorta di uh, penumbra. Maestri che hanno assegnato il 900 come Music. Quindi io non so quanto eh, potrà ancora accadere che dipinti di questa qualità di Music possano essere trovati, incontrati o in una trasmissione come questa, o in una fiera importante, o in una asta tra le più prestigiose, alla cifra che noi vi chiediamo stasera, 33 per 41. Io trovo che abbia una forza, proprio una grazia, ecco, un'armonia di toni che è di Morandi e solo di Morandi. Se qualcuno mi desse retta stasera ci sarebbe da fare la, la cosa più giusta da fare prenderli entrambi, sia il Depisis del 28 che il Music che questa opera di Music significherebbe davvero aver fatto una cosa che poi lascia perdere le televendite, quando potremo ancora proporre opere di questa straordinaria e meravigliosa fattura. Signori, ci sono dipinti e ve ne accorgerete, io parlo a quelli che sono diventati da poco collezionisti, che pure già vantano collezioni importanti. Ci sono dipinti che passano una volta soltanto, li perdiamo e poi li ricordiamo come una sorta di ossessione magnifica per tutta la nostra esistenza. Non lo perdete, non perdete un'opera che vi viene proposta a un prezzo, lo ripeto, un'opera di immensa qualità. No? Tu metti là accanto alla natura morta di Morandi, che è veramente il raffronto più vertiginoso. E come se reggi un Music così? E come se reggi un Music così? E ti accorgi, e ti accorgi anche facendo qualche chiamata, al gallerista amico, l'amico più esperto, Holler stasera sta toppando alla grande su due opere, il musicio e il depisis, poi scegliete voi. L'ho detto prima, l'ho detto due, donne delle isole, 1955. questa tela che Music amava e sapeva soprattutto trattare senza eh, quelle lucide trasparenze che rendono a volte dolciastra la pittura. Un'opera eh, sobria, essenziale, ermetica, quasi la rappresentazione per archetipi della figura femminile. Ma guarda, guarda, guarda che opera è questa, guarda che sorpresa in agosto. Si può avere guardando la televisione anche distrattamente. Ecco, queste sono quelle opere che ti fanno fare un salto sulla poltrona e ti fanno anche chiedere com'è possibile, com'è possibile pensare di avere una grande raccolta privata rinunciando a opere come questa e il De Pisis del 1928. Il problema è che si continua a comprare eh, dipinti in modo bulimico come se fossero biglietti della lotteria con la speranza che almeno uno eh, risulti poi eh, quello che ci hanno promesso essere il quadro che cambierà la nostra vita. Queste sono cose inaccettabili. La... Un dipinto che si ama e che si ama ogni giorno di più, un dipinto che ci aiuta a affinare il nostro gusto, a migliorare la sensibilità della nostra anima, no? Un quadro si guarda con varie funzioni percettive, la mente perché va ragionato, non può essere soltanto l'elemento emozionale a portarci alla verità del dipinto, si riflette, c'è una ragionevolezza che deve sorreggerci nel momento in cui. In cui se ne valuti la qualità, ma poi ecco, è tutto il resto, la storia meravigliosa. Questa è una storia di music, la storia di un pittore che potrebbe davvero essere documentata in un film di successo. Non lo perdete, veramente. Come ripeto, queste sono le opere che io mi sento di consigliare alle persone alle quali io sono più vicino. no? Come ho detto ieri sera, quanti mi hanno scritto per l'opera di The Pisis? Io vi dico, poi capisco, no? ma lo capisce anche l'azienda: che d'estate, lo capisce l'azienda abbassando i prezzi, tutte le aziende d'estate abbassano i prezzi, che d'agosto uno è meno propenso a acquistare quadri, no? mm, siamo tornati alle vacanze, si ritorna dal lavoro. E cos'è allora? Chi è bravo? È bravo quello che capisce e dice, per esempio, mettilo da parte, me lo porti a Natale. Perché questo andrebbe fatto. Ora non ho la testa, eh, Giovanni, Giuseppe, Luciano, Marco, Paolo, non ho la testa ora. Capisco che è un quadro importante, fermo il prezzo. E poi me lo godo quando ho la mente un po' più disposta a ritornare a ragionare d'arte. Quando vi capiterà, ve l'ho detto tante volte, non ve le dice nessuno queste cose. D'estate i galleristi per ovviare a un certo comprensibile disinteresse da parte del pubblico nei confronti dell'arte in genere abbassano i prezzi. Guardate, un'opera come questa, se per caso dovesse rimanere e dovessero presentarla a ottobre-novembre, come minimo vi chiedono un tre. 30% in più, ma conviene far guadagnare gli Orler un 30% in più, un gallerista il 30% in più quando stasera davvero dice sai portamela tra quattro mesi, blocca il prezzo, definisci portamela a Natale quando eh, la cosa più bella che si possa trovare sotto l'albero è un'opera come questa o il De Pisis del 28? <ride> Ditemi dove siete. Da due giorni mi hanno abbandonato quelli che io sempre... no, ditemi dove siete, perché io <ride> sono due giorni che penso che il mio pubblico sia o tutto in vacanza, abbia preso una nave da crociera, perché il mio pubblico ho nel mio pubblico vi sono persone che un'opera come questa a questa cifra, perché vi dico la verità, se l'avessero presentata, 70, qui c'è un quadro, senza dire quale, che costa il triplo di quello che dovrebbe, io non lo presenterò nemmeno. Se quest'opera l'avessero prezzata eh, 60, 65 è il prezzo reale, tranquilli, io vi avrei detto è un quadro eccezionale, però sappiate che il prezzo non è di mercato, qui si parla a un prezzo che se vi fosse un mercante davanti al televisore e sentito il prezzo direbbe lo prendo io, lo presento nella mia galleria, lo presento nella o in una fiera importante… E lo presento certamente a 60.000-65.000 a euro. Non lo so, forse non c'è più, più nessuno interessato a fare affari veri, non eh, affari finti che poi eh, si sciolgono come neve al sole nel giro di pochi mesi. è un'opera, lo ripeto di un'importanza di una bellezza di una raffinatezza di una pregevolezza di una suggestione di un tenore, di una temperatura che io dico la verità bisogna proprio pensarla accanto a un'opera solenne di Morandi una natura morta di Morandi qui siamo al massimo cioè ecco, io penso, no? vi dico perché conosco il mio pubblico, se per caso vi fossero quelle due o tre persone che di solito mi seguono, si sarebbero fatti portare insieme il Depisis e il Musice immediatamente. Giuseppe ti saluta e conferma la letta. Ah, grazie, grazie. È caduto un travo, è caduto la trovo è caduta. No, ma non, non, non è, io, io ringrazio... Ringrazio Giuseppe Oller, ma soprattutto eh, mi diranno poi chi l'ha confermato, mi danno la notizia che l'opera è stata confermata, poi mi dirà. Mi dirà ma, ma sinceramente, ecco, vi dico la verità. Io in questo momento il direttore mi comunica che Giuseppe gli ha, gli ha mandato un messaggio: di, di saluta Giovanni, l'opera è confermata. Ecco, io non so chi l'abbia confermata, sinceramente. Sono curioso, no? Son curioso perché vi dico la verità, ma, ma ve la dico mettendomi a nudo, come a nudo mi metto in ogni trasmissione, per cui una persona in modo particolare alla quale io tengo molto insieme a Lino e alla persona a cui io tengo di più, mi dice sempre però per carità la tua sincerità è palese, non hai bisogno di metterti a nudo. Ecco, io in questo momento se vi dovessi fare il ritratto, non sapendovi la confermata, vi dico la persona, la persona che l'ha confermata, evidentemente è una persona che ha una sensibilità spiccata come nessun altro. Ha un'intelligenza acuta perché si capisce, si capisce che una persona che scelga un'opera del genere sappia scegliere. Oggi ci sono molti collezionisti di autografi. Collezionisti di autografi. Allora, quest'opera qui, vi dico una cosa e spero che non sia.